ragazzi, oggi andremo a vedere il Ballet Cat di John Guastafer. Ballet Cat. Ok. Mazzo di carte completamente in ordine. Lo tagliamo e lo saltiamo. Il mazzo è ancora completamente in ordine. Come si esegue? Molto semplicemente si taglia in swing cut una porzione, si pinza. Allora, innanzitutto partiamo dal mazzo in posizione di beetle grip, quindi col dito indice tagliamo una porzione e la pinziamo fra indice e medio della mano che riceve. Quindi l'anulare si poggia sul bordo del mazzetto inferiore. E che succede? Con il mazzetto inferiore giriamo verso l'alto, quello appena prelevato, e su questo rovesciamo, mediante l'aiuto dell'anulare, l'altra porzione del mazzo. Fatta in fluidità è questa. Sembra che i due mazzetti girino uno sopra l'altro, ma in realtà mantengono sempre lo stesso ordine. Scusate, ripetiamo ancora una volta. Vengo più vicino. Posizione di beetle grip, swing cut, pinzo tra indice e medio e preparo l'anulare sul bordo del mazzetto inferiore. Quindi giro e automaticamente vado verso l'alto e spingo con l'anulare l'altro mazzetto sopra. In fluidità avviene questo. Ballet Cat di John Guastafer, un autore che io amo, tra l'altro. John Guastafer è per me un idolo. Andatevi a vedere qualche sua magia e vi rendete conto di chi stiamo parlando. Grazie ragazzi, come sempre, e alla prossima. Ciao.